pazienza, abbiamo sopportato lungamente le invasioni, le situazioni bellicose, abbiamo superato la follia di Giulio Cesare, di Marcantonio e di Nerone, e che meno male da quel momento hanno tolto il commercio dei fiammiferi. Però dobbiamo riconoscere che questa città ha sempre questa sua pulsazione, è sempre una città che si lascia accarezzare, amare, si lascia anche delle volte rimproverare, ma forse la colpa è profondamente nostra che andiamo su e giù con queste scatoline con motore, inforcando questi cellulari che sembrano delle pianine. Abbiamo fretta di raggiungere qualcuno, qualcosa, quale sogno, quale impellente appuntamento abbiamo con la sorte, con le Jane o con Tanza. Sì, vengono tutte le sere, vengono anche loro, sì, vengono da una giungla, da giungla del traffico. Io penso che una pausa di riflessione ci farebbe molto bene, perché questa ansia di arrivare dal nulla per il nulla sia veramente il nostro maggiore handicap, è quello che ci rende insofferenti, pochi inclini alle strette di vita, alle braccia, alle braccia.